Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono qua con un piccolo video haul perché se mi seguite sulla newsletter, se non lo fate male, perché chiacchieriamo tutti i lunedì mattina di argomenti vari, saprete che la settimana scorsa, no, però aspetta, quando caricherò questo video sarà tipo 10 giorni fa, insomma il 4 febbraio, ho compiuto gli anni e quindi mi sono arrivati un po' di libri, un po' me ne sono comprata da sola perché sono una grande sostenitrice degli autoregali e quindi niente, cominciamo subito perché dietro ogni libro c'è una storiella come al solito. Allora, il primo libro che mi è arrivato è in realtà una graphic novel ed è Fun Home di Alison Bechdel, che è la famosa ideatrice del Bechdel Test. A proposito di Bechdel Test, tra l'altro, ho letto recentemente un post su Facebook di Barbie Xanax. Magari se lo trovo ve lo posto sotto, ma non sono sicura di riuscirlo a trovare. In ogni caso, ve ne parlerò sicuramente prestissimo perché l'ho finito di leggere stamattina ed è bellissimo. Penso che sia uno dei fumetti più belli che abbia mai letto in tutta la mia vita. In pratica è la storia di lei, della scrittrice, e del rapporto con il padre. E non so, è bellissimo, è ricchissimo di riferimenti letterari, vi farà veramente venire voglia di leggere di tutto e di più. E niente, quindi ve ne parlerò prestissimo, ma è stato sicuramente un regalo stra apprezzato perché era da tantissimo che lo volevo. In secondo luogo, sono sempre riuscita a fare danni nella libreria dell'usato dove faccio volontariato perché praticamente un po' di tempo fa ho scoperto che alla Somerset House qui a Londra c'è una mostra gratuita che andrà avanti fino al 3 di aprile, se non vado errata, che è stata ideata da Pamuk insieme al regista del film che non so se sia uscito da poco o deve uscire, non sono sicura, tratto comunque da un suo libro. Ho trovato il romanzo in questione all'usato e quindi l'ho visto come segno del destino e l'ho comprato ed è The Museum of Innocence, che in realtà è un mattone. Io non ho mai letto niente di questo autore, che è anche un premio Nobel, però sul gruppo creato dal buon Andrea Pennywise, che vi lascio sotto, il gruppo di Facebook, mi hanno detto in diversi che questo non l'avevano letto, ma che lui era un autore che assolutamente dovevo però recuperare, quindi non so se riuscirò mai a leggerlo entro il 3 aprile, però ho pensato, se anche vado a vedere la mostra e poi comunque ho il libro da leggere, non so, mi dava molto l'idea di essere ancora più immersa nel mondo di questo scrittore. I prossimi due libri sono libri che mi sono autoregalata, nel senso che in realtà avrei dovuto comunque comprarli, però avrei potuto comprarli più avanti perché sono titoli che andrò a leggere con un gruppo di lettura. Però già che c'ero, visto che era il mio compleanno, mi sembrava carino prenderli. Ed è questo nuovo gruppo di lettura che si focalizza sulla letteratura tradotta, quindi sto già scoprendo, anche solo comprando i titoli per i prossimi mesi, autori appunto e letterature quasi di cui non avevo sentito mai parlare. Il primo si chiama Subtly Worded ed è di, adesso vi dirò, Teffi, però non so come si pronunci. Fatto sta che è letteratura russa e dovrebbero essere tutti dei racconti questi, ambientati nel primo Novecento, se non erro, sì, nella Russia pre-rivoluzionaria. A quanto pare lei conosceva sia lo zar Nicola II che Lenin e che un sacco di altra gente conosciuta. Mi ispira veramente tantissimo, sembra molto interessante, dovrebbe essere anche avere anche delle storie a tratti abbastanza divertenti e quindi vi farò sicuramente sapere perché è quello che devo leggere questo mese per l'incontro di marzo. Il libro invece che andrò a leggere per l'incontro di aprile è di un autore cinese e quindi io non so come si pronunci, comunque si chiama The Last Lover ed è Kan Xue, non so come si pronunci. E anche questo, no, questo non sono racconti, questo è proprio un romanzo, se non ho capito male. E
sembra anche questo essere, sì, è un romanzo ed è stato paragonato anche a Kafka, che non ho mai letto, quindi vedremo. Mi preoccupa un po' perché, se vedete, è scritto densissimo, quindi sarà abbastanza impegnativo da leggere, però sono molto curiosa, ecco, di vedere come sarà. Ovviamente, se avete letto qualcuno di questi titoli provenienti da il primo dalla Russia e questo dalla Cina, fatemi sapere, perché io personalmente non li avevo mai sentiti nominare, però ammetto la mia ignoranza. Gli ultimi due titoli vengono invece da un pacco che mi è arrivato oggi, perché due miei carissimi amici mi hanno regalato un buono e quindi ne ho approfittato, ed è arrivato oggi, quindi solo oggi potevo girare il video. Mi ha fatto anche abbastanza ridere aprire il pacco, perché non so se capita anche a voi, mi faccio sempre delle aspettative quando non ho mai visto fisicamente i libri che ordino, e quindi pensavo che un libro avrebbe avuto un formato stranissimo e che l'altro sarebbe stato invece piccolissimo. È stato esattamente il contrario. Parto da quello con il, diciamo, che mi aspettavo, non so perché questo libro me lo immaginavo come grandissimo però sottilissimo. In realtà sottile è sottile, ma di certo non è grande, perché è più piccolo della mia mano in pratica. Ed è Un vento sottilissimo di Paolo Terni, edito Sellerio. È veramente piccinissimo e l'ho preso perché l'avevo messo in wishlist l'anno scorso, quando avevo letto Le quattro ragazze Wieselberger di Fausta Cialente. Lui è il nipote, che temo sia anche morto da poco, non vorrei tipo avergliela gufata, però mi sembra di sì. Ed era un compositore, quindi questo libro dovrebbe in un certo senso parlare anche di musica. No, non sono certa al 100%, so che mi aveva ispirato tantissimo, e appunto l'avevo poi messo in wishlist senza pensarci troppo, e ho colto l'occasione per comprarlo. Sicuramente i suoi libri rispetto a quelli di Fausta Cialente sono più facilmente reperibili anche online, perché quelli di Fausta Cialente invece sono tutti fuori catalogo. E infine l'ultimo libro, che non so perché io mi immaginavo di una grandezza piccola, perché anche questo è un Sellerio. E questa è colpa di Diana, assolutamente, perché penso anni e anni fa, ormai non così tanti anni fa, però tempo fa, lei aveva fatto un video dedicato a questo libro e mi era rimasto veramente impresso, ma proprio tanto. E l'avevo cercato anche quando sono andata in Italia per Natale, ma non l'avevo trovato e quindi ne ho approfittato, e sto parlando di Come un respiro interrotto di Fabio Stassi, che non ho mai letto. Io in realtà ho un suo libro in ebook, però volevo partire da questo perché il modo in cui Diana ne aveva parlato mi aveva colpito talmente tanto che, non so, mi sentivo che questo doveva essere il libro da cui partire. E niente, direi che ho detto tutto, spero che vi sia interessato minimamente questo video. Come al solito, se avete letto qualcuno dei libri che ho citato, fatemi sapere, e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!